Il Piaggio Pegna PC7 era un idrovolante da corsa realizzato dall'azienda Piaggio per partecipare alla Coppa Schneider del 1929. Per il caratteristico lungo muso venne soprannominato Pinocchio. Il progettista del PC7, Giovanni Pegna, era un ingegnere aeronautico italiano che iniziò a progettare idrovolanti da corsa e altri velivoli all'inizio degli anni 20. I suoi progetti si sono concentrati sulla riduzione al minimo dell'area frontale degli aerei. Il PC7, adottando soluzioni tecniche molto innovative e radicali, rappresentava l'ultima evoluzione della serie di idrovolanti iniziata con il PC1. Il 24 marzo del 1928, il Ministero della Regia Aeronautica ordinò due esemplari del PC7 e assegnò loro i numeri di serie matricoli militari 126 e 127. Il Piaggio Pegna PC7 aveva una fusoliera a tenuta stagna, immersa in acqua fino alle ali, quando l'aereo era a riposo. Il motore si trovava poco avanti alla radice alare e azionava l'elica tramite un albero. Un'elica bipala metallica nella parte anteriore dell'aereo, appena sopra la linea di galleggiamento. Un secondo albero si estendeva dietro il motore ed era collegato ad un'elica marina posizionata sotto la coda. Le frizioni su entrambi gli alberi consentivano l'accoppiamento o il disaccoppiamento dell'elica aeronautica o dell'elica marina al motore. Quando l'elica anteriore era disaccoppiata, si fermava in posizione orizzontale. Per il decollo, il velivolo in flottaggio si comportava come un aliscafo. Il motore azionava dapprima l'elica marina con l'elica anteriore ferma. Man mano che l'aereo guadagnava velocità, grazie alle forze idrodinamiche che impattavano sulle alette idroplane situate sotto la fusoliera, la prua si sollevava di circa 10 gradi fuori dall'acqua. A questo punto, l'elica anteriore aeronautica, ormai libera dall'acqua, veniva messa in funzione tramite una frizione che la innestava al motore. Così avrebbe continuato a far accelerare l'aereo fino a quando non avrebbe raggiunto una velocità sufficiente per decollare. La cellula del PC7 era fatta principalmente di legno con alcuni componenti metallici. L'aereo era rivestito con due strati di compensato, con un tessuto impermeabile inserito tra questi ultimi. La fusoliera incorporava due compartimenti stagni e gli stabilizzatori verticali e orizzontali erano anch'essi a tenuta stagna. Un unico serbatoio per il carburante era posizionato nella fusoliera sotto l'ala tra il motore e l'abitacolo. L'ala monoplana aveva tre longheroni principali ed era montata alta ed era quasi completamente ricoperta da radiatori a sfioramento. Sotto la fusoliera si estendevano due gambe, alla base delle quali erano montate delle alette idroplane. Le alette erano inclinate di circa 3 gradi rispetto al velivolo durante il volo livellato. Un timone marino si estendeva sotto la fusoliera, direttamente sotto la coda dell'aereo. Il movimento del timone marino e del timone aeronautico erano collegati. In origine, il PC7 doveva essere propulso da un motore Fiat AS5, ma venne adottato un Isotta Fraschini Asso 500. Questo motore era un 12 cilindri a V ed erogava una potenza di circa 800 cavalli a 2600 giri al minuto. Giustino Cattaneo, progettista presso la Isotta Fraschini, ridisegnò il motore Asso 500 con una trasmissione posteriore per l'elica marina. Inoltre, il progetto originale dell'Asso 500 prevedeva luci di aspirazione e scarichi sui lati esterni del motore, però per evitare infiltrazioni d'acqua quando l'aereo era in flottaggio si decise di riprogettare le testate dei cilindri con le luci di scarico sul lato interno della V del motore. La cabina di pilotaggio era situata tra il bordo d'uscita alare e la coda.
Due leve sul lato sinistro controllavano l'innesto del motore alle eliche aeronautica e marina. Quando il meccanismo per l'elica aeronautica veniva attivato, le prese d'aria principali del carburatore nella parte anteriore si aprivano automaticamente. Quando veniva disinnestato, le prese d'aria del carburatore venivano chiuse e l'aria veniva aspirata dall'abitacolo. Inoltre, una guarnizione di gomma veniva premuta contro l'albero di trasmissione anteriore dell'elica aeronautica e questa dapprima rallentava per poi bloccarsi in posizione orizzontale. Quando attraverso la seconda leva veniva tolta potenza all'elica marina, quest'ultima si richiudeva al fine di offrire la minor resistenza aerodinamica. Il Piaggio PC7 aveva un'apertura alare di 6,76 metri, era lungo 8,86 ed era alto 2,45 metri. Avrebbe dovuto avere una velocità massima stimata di circa 600 km orari ed un peso a vuoto di 1416 kg. Un design così estremo e complesso per l'epoca ritardò lo sviluppo dell'aereo, che non partecipò alla gara della Schneider del 1929. Nell'ottobre dello stesso anno entrambi i velivoli PC-7 furono terminati e iniziarono i primi test. Tuttavia, la maggior parte dei piloti del reparto alta velocità di Desenzano del Garda non vollero provare una macchina così estrema, tranne Tommaso Dal Molin, che con la matricola 126, utilizzando l'elica marina, riuscì a sollevare il muso dell'aereo ad un'altezza sufficiente per innestare l'elica aeronautica. Purtroppo, per una serie di problemi legati alla frizione dell'elica marina e all'inclinazione delle palette idroplane, non fu in grado di portare la macchina in volo. Così, in attesa delle modifiche, i test vennero abbandonati. Pegna aveva già individuato i problemi e riprogettato alcuni componenti, ma le modifiche non ebbero seguito a causa del disinteresse per l'aereo del Ministero della Regia Aeronautica e della stessa Piaggio. Il matricola militare 126 rimase per un po' a Desenzano del Garda, ma dopo pochi anni fu distrutto. L'altro aereo, il matricola militare 127, fu portato a Guidonia Montecelio per i test, ma anche questo fu dapprima abbandonato e poi distrutto nei bombardamenti del 1944. Negli anni 80, alcuni aeromodellisti riuscirono a costruire una replica fedele in scala di questo aereo e lo portarono in volo, dimostrando la fattibilità del progetto di Giovanni Pegna. Il PC-7, seppur non prese mai il volo e non partecipò a nessuna competizione, rimane uno degli emblemi della creatività, del coraggio e del genio italiano, alla ricerca della velocità pura.